nostre non sono case solo fatte di mattoni, sono fatte di passione, sono fatte di sudore, sono fatte di militanza, e noi dobbiamo ripartire dai fondamentali, è quello che stiamo facendo a Torino, è quello che stiamo facendo anche a Venaria. Avere una casa è qualcosa di importante, certo, però bisogna riempire questa casa di contenuti, bisogna puntare su una classe dirigente che sappia rilanciare quella che è la nostra idea di centrosinistra anche qui a Venaria. Una casa sempre più vicino alla gente. Una casa che deve essere vicino alla gente, una casa che deve essere aperta. Noi dobbiamo riaprire i nostri spazi, per troppo tempo ci siamo parlati addosso, non abbiamo fatto più quello che un partito di sinistra deve fare, tornare in mezzo alla gente, parlare con la gente, raccogliere quelle che sono le informazioni, raccogliere anche qualche insulto, per carità, ce lo meritiamo, e allora noi siamo anche qui per prenderci gli insulti e per trasformarli in politiche degne di un vero centrosinistra. Abbiamo deciso di intitolare la sede alle madri costituenti ascoltando i nostri iscritti e simpatizzanti. Abbiamo fatto un sondaggio tra gli iscritti del partito proponendo una serie di nomi, e quello che ha vinto è stato appunto quello delle madri costituenti, e per noi è un motivo di orgoglio. Siamo contentissimi di dedicare il circolo alle madri costituenti, perché è grazie a loro se le donne hanno iniziato un percorso di diritti, un percorso verso le pari opportunità. Fino a prima la donna era concepita come donna che doveva, insomma, stare a casa, badare i figli, fare la moglie e la casalinga. Tutte cose che facciamo ancora adesso, ma lo facciamo perché ci autodeterminiamo. Da qui, quindi dal 46, è partito questo lungo percorso che ha portato quelle donne ad avere il diritto di voto, a essere candidate, a poter ricoprire delle cariche. E per noi quindi oggi è una giornata bellissima, importantissima, sia perché siamo riusciti a rifare la sede, sia proprio perché è stata intitolata alle madri costituenti, che per noi sono un pilastro della nostra storia, ed è stato un omaggio bellissimo che abbiamo voluto fare a loro. È motivo di orgoglio e di grande piacere essere qui a inaugurare un circolo del PD. Un circolo vuol dire che si inaugura e si vuole essere nella politica, nella partecipazione, si vuole essere con i cittadini, tra i cittadini, intitolato alle 21 madri costituenti, vero pilastro della nostra Costituzione, sui principi di parità, di non discriminazione, di valore sociale e di libertà della nostra Costituzione. Principi quanto mai attuali oggi, che la nostra Costituzione, questi principi, si vede spesso messa in discussione da proposte assolutamente non accoglibili. Ricordo la legge Pillon, ricordo tutte le aggressioni nei confronti delle donne, per cui mai abbassare la guardia e sempre avanti per nuovi obiettivi e nuovi momenti di emancipazione e di riscatto. Mi ha fatto molto piacere citare Lina Merlin, prima donna che è intervenuta in Parlamento, in Senato, insomma, al momento in cui è partita la nostra democrazia, ed è intervenuta su un tema molto importante: la difesa dei lavoratori, dei loro diritti, della loro libertà di manifestare. È intervenuta perché c'era stato uno sciopero dei lavoratori del Ponesine nel quale è rimasto ucciso un giovane, essendo stata chiamata la polizia a reprimere appunto quella manifestazione. Fece un discorso molto bello, toccante, chiamando il governo e il ministro dell'interno alle proprie responsabilità, e mi è piaciuto ricordarlo perché la Merlin non è solo nota per la legge, per la chiusura delle case chiuse, ma era proprio una donna che si batteva per i diritti di tutti, delle donne, dei lavoratori e per la libertà. Torniamo alla situazione attuale, la nostra democrazia è in pericolo? Ma dire la nostra democrazia è in pericolo può voler di tutto, può voler dire niente. La nostra democrazia oggi è messa in discussione da attacchi alla centralità del Parlamento, da proposte di modelli di partecipazione e democrazie che tagliano il termine liberale, cioè democrazie puramente maggioritarie,
è messa in discussione da un richiamo al popolo, non per sottolineare la matrice popolare e democratica della nostra democrazia, ma per dividere tutti quelli che dissentono, farli diventare persone che sono contro il popolo. Il termine popolo viene utilizzato per escludere e come arma, diciamo così, per mettere a tacere non solo il dissenso, ma per imporre decisioni, spesso illiberali, che mettono in discussione i principi di partecipazione. Sicuramente il Partito Democratico oggi è unito, è un percorso che abbiamo cominciato nel 2015 e che ancora non si è concluso, che vede il Partito Democratico sempre più protagonista, sempre più presente e soprattutto sempre più al centro di una coalizione di centrosinistra che vedrà fare una proposta forte per le prossime elezioni comunali. Abbiamo cominciato 3 anni fa trovando una situazione forse dir drammatica e dir poco, abbiamo lavorato molto con i nuovi simpatizzanti, i nuovi iscritti, con i militanti storici e oggi ci troviamo forse l'unico vero partito strutturato presente sul territorio, con una sede aperta, con la consigliera comunale di opposizione che incontra costantemente i cittadini, con il gruppo dirigente che incontra i cittadini, un gruppo dirigente fatto, diciamo così, da militanti storici e da militanti nuovi, e quindi siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto e siamo contenti di presentarci ai prossimi appuntamenti.